Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Rigassificatore di Piombino, comunicazione in aula del presidente della Giunta Giani. Toscana Aeroporti, no alla distribuzione di 7 milioni di dividendi ai soci. Resta fermo l'impegno per mantenere i livelli occupazionali. Il tema del rigassificatore di Piombino è stato al centro della comunicazione che il presidente della giunta regionale ha svolto in aula. L'ipotesi è quella relativa al posizionamento di una nave rigassificatrice con una capacità di volume stoccato di circa 170.000 metri cubi. Il metano gassificato verrà poi trasferito via condotta sino al punto d'ingresso della rete nazionale gasdotti. Firmerò solo se avrò la doppia valutazione di impatto ambientale e garanzie di sicurezza ambientale per la popolazione, ha affermato Giani. Intanto il presidente della Toscana, nominato commissario da Mario Draghi, ha costituito l'ufficio commissariale e individuato le prime strutture che ne faranno parte. Finché io non ho assicurate le condizioni di sicurezza, di impatto ambientale e di rispetto della salute dei cittadini nella città e nel porto di Piombino, io non firmo niente. Quindi è indubbio che i cittadini si devono sentire garantiti del fatto che se il commissario è il presidente della regione in Toscana per Piombino, come in Emilia-Romagna è il presidente della regione Bonaccini per Ravenna, è perché io voglio che tutti gli enti preposti e tutte le condizioni per assicurare sicurezza e impatto ambientale debbano essere garantite. Secondo elemento, io ritengo che Piombino debba avere diciamo una prospettiva nella logica e nella strategia del governo nazionale che ha deciso il posizionamento nel porto Piombino della nave di rigassificazione, tenendo conto di tutte quelle che sono state le esigenze che non sono state concretizzate in questi anni. Quindi ho fatto un memorandum che è un decalogo con 10 punti e che prevede una serie di adempimenti su cui io voglio diciamo così, una disponibilità e soprattutto una concretezza da parte del governo. Sul piano delle bonifiche, sul piano delle infrastrutture stradali che consentono di evitare il traffico che va verso il porto nella città, sul piano della nuova visione del promontorio e quindi sulla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, eolica, fotovoltaica, ma anche di realizzazione di un distretto per la produzione di idrogeno. E poi il rilancio della siderurgia con forno elettrico, non certo con l'inquinante alto forno, e naturalmente anche il completamento dello stesso porto. L'interesse nazionale che riguarda Piombino è prima di tutto quello di rilanciare la siderurgia e di ridare occupazione, è quello di portare avanti le bonifiche, di infrastrutturare meglio il porto sia dal punto di vista della viabilità sia dal punto di vista ferroviario. Queste sono le priorità che con la nostra risoluzione noi abbiamo posto al governo e come contributo al presidente Giani, che è anche il commissario per la realizzazione eventuale del rigassificatore. Per quanto riguarda quest'ultimo, ci sono delle precondizioni che devono essere prodotte, vale a dire garanzie per quanto riguarda la sicurezza dell'eventuale presenza della nave metaniera nell'ambito del porto, la certezza per quanto riguarda l'operatività del porto in tutte le sue funzioni, ma soprattutto per quanto riguarda i collegamenti con l'isola d'Elba, garanzie per quanto riguarda la parte ambientale delle acque e proprio in relazione anche agli allevamenti ittici che lì sono presenti. E poi i tempi certi di un'eventuale presenza della nave. Noi dobbiamo proseguire nell'azione di diversificazione dell'approvvigionamento energetico per quanto riguarda l'Europa. Lo dobbiamo fare dando il nostro contributo come Regione Toscana, come Italia. Piombino è stata scelta dal governo e sta dentro le logiche degli interventi di carattere europeo. Riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città, per la Toscana.
non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro, ci può essere ricchezza, ci possono essere delle opportunità, ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio, quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova che consente di rendere l'Italia indipendente dall'approvvigionamento russo. Questo è un elemento di grande importanza del fabbisogno nazionale. Un intervento similare si è già sviluppato tra Piombino e Livorno. È evidente che siamo nella costa toscana, è evidente che c'è quello che per noi è una delle priorità, la grande attenzione di carattere ambientale, lo sviluppo turistico, le questioni della pesca, tutte questioni che devono essere conciliate rispetto al rispetto ovviamente dell'ambiente, rispetto alla sicurezza del lavoro, ma deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro, creare ricchezza. Io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi. La consigliera pentastellata Silvia Nofe rivolge le proprie perplessità direttamente nei confronti del presidente Gianni. Non capisco come lui possa essere così ottimista e soprattutto essere così sicuro riguardo anche alla sicurezza, perché mettere a repentaglio la sicurezza di un'intera città, che diventerebbe non solo zona di interdizione, perché se si proiettano sulla città di Piombino le zone di interdizione previste sulla nave ancorata a 12 miglia da Livorno, si crea una zona di interdizione molto vasta e non riesco a capire come faccia a eludere lui queste zone di sicurezza. Tra l'altro, se anche le elude il governo nazionale, ci sono delle norme internazionali di sicurezza riguardo alle navi rigassificatrici che non possono essere eluse. Quindi questa è una cosa inconcepibile, assolutamente da non fare. La città di Piombino ha già pagato in termini ambientali un prezzo altissimo, stiamo bloccando non solo lo sviluppo economico della città di Piombino che attende le bonifiche da decenni, ma mettiamo a repentaglio la sicurezza di un'intera città e soprattutto la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco armato o di attacco militare da parte della Russia. Marco Landi, portavoce dell'opposizione, critica la nomina di Gianni come commissario per la realizzazione del rigassificatore. Il presidente Gianni si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornia che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera, che dovrebbe essere ricompensata, a quanto ci riporta il presidente in questa comunicazione, della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatti e che differisce molto tra l'altro da quella che ci era stata presentata in forma scritta, di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente, soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino, con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come Snam, ma ci deve dare il governo e le istituzioni. Contrari Fratelli d'Italia, con il capogruppo Francesco Torselli, che ha sottolineato come Gianni sia stato chiamato per realizzare il rigassificatore e non per decidere di farlo. Siamo rimasti basiti dal fatto che dovremmo ricevere rassicurazioni dal governatore Gianni, che evidentemente non ha ancora capito che ruolo è stato chiamato a compiere, perché lui è commissario per realizzare il gassificatore, non è commissario per decidere se fare o no il rigassificatore. Quindi che oggi venga a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino è sicuramente una bella posizione che da governatore della regione toscana è giusto che assuma, e nessuno dubita che da governatore voglia tenere abbia a cuore la città di Piombino. Peccato che da commissario lui non debba decidere, hanno già deciso altri per lui, ha deciso 3 mesi prima il ministro Cingolani senza sentire nessuno né tantomeno il sindaco di Piombino che quell'opera si farà e si farà lì. Eugenio Gianni ha 120 giorni di tempo per fare l'opera, quindi non è che oggi ci può tranquillizzare. Sul decalogo ancora peggio, perché oggi lui legge in aula
10 punti che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per 3 anni, e questi 10 punti non capiamo con chi li abbia discussi. Sicuramente non con la città di Piombino, perché il sindaco Ferrari non sa niente e non è a conoscenza di questi 10 punti, sicuramente non con la maggioranza che lo sostiene il Consiglio regionale. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Fratelli d'Italia ed emendata dal Partito Democratico, che esprime contrarietà alla distribuzione di 7 milioni di dividendi ai soci di Toscana Aeroporti. Un'altra questione collegata che è stata affrontata è quella dei livelli occupazionali. Toscana Aeroporto ha ricevuto un contributo di 10 milioni di euro da parte della Regione Toscana per far fronte alla crisi pandemica, ma a fronte di quel contributo si era impegnata a garantire i livelli occupazionali. Garantire i livelli occupazionali vuol dire che se ci sono 1000 dipendenti se ne mantengono 1000 al netto di dimissioni, pensionamenti e via dicendo. In realtà questo non è successo, i dipendenti sono calati di circa 150 unità. Per di più non c'è stata l'integrazione degli stagionali, il cosiddetto supporto summer, perché comunque durante l'estate ci sono più passeggeri e c'è necessità di maggiori addetti, e per di più l'impegno riguardava sia il diretto che l'indiretto. Invece Toscana Aeroporti per mesi ha tentato di vendere Toscana Aeroporti Handling, che è un ramo della stessa società, quindi ha fatto tutto il contrario di quello che sarà impegnata a fare. Se ciò fosse vero, risultasse vero, deve restituire 10 milioni ai toscani, alla Regione Toscana, che noi chiediamo di dare alle piccole e alle medie imprese. Oggi c'è stato un passaggio importante in Consiglio regionale anche sui dividendi, perché a fronte di quei 10 milioni il CDA di Toscana Aeroporti ha deciso di dividere 7 milioni di utili. Siamo felici che la nostra mozione, di cui sono primo firmatario, che esprime contrarietà all'atteggiamento di Toscana Aeroporti, che si è divisa gli utili, ovvero soldi che le avevamo dati come Regione Toscana, sia stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale. È evidente che la garanzia principale deve essere quella occupazionale, deve essere quella del fatto che le attività aeroportuali devono funzionare. Per una regione come la Toscana, la fruibilità degli aeroporti, la funzionalità di una società così importante che consente in maniera integrata di lavorare sia a Firenze che a Pisa è fondamentale nella ripartenza del turismo. Lo stiamo vedendo in queste settimane in un contesto europeo che comunque vede i voli aerei in grave difficoltà. Basta guardare il numero degli annullamenti che ci sono stati nelle ultime settimane, e quindi credo che quella scelta fatta a suo tempo sia stata importante, lungimirante, perché ha consentito di tenere in piedi un sistema che ha bisogno di fare investimenti, che ha bisogno di sviluppare, che ha bisogno di fare l'adeguamento delle infrastrutture. Penso alla nuova pista di Peretola e penso alla possibilità e al diritto che ha la città e la Toscana di avere un aeroporto all'altezza del blasone, della storia e del valore che ha la nostra regione e che ha il capoluogo della regione. Di questi 10 milioni oggi abbiamo una rendicontazione soltanto di poco più di 3 milioni. Non abbiamo chiara la situazione occupazionale, abbiamo denunciato che ogni anno Toscana Aeroporti assume i dipendenti stagionali, quest'anno i dipendenti stagionali non sono arrivati in nessuno dei due scali aeroportuali, ho fatto un'indagine di personale, si parla di diverse unità in meno anche rispetto al 2019, mentre invece il numero dei passeggeri, i dati dei passeggeri ci fanno pensare che la stagione estiva si possa chiudere con un più rispetto addirittura al 2019. Quindi anche noi come Lega abbiamo presentato un atto, abbiamo chiesto alla Giunta regionale che faccia un'indagine appunto su tutto il settore, su tutte le dipendenze occupazionali, e che venga a settembre per farci capire, relazionare se veramente sono stati rispettati o no i livelli occupazionali, perché da quello che ci dicono i sindacati e tutte le persone che abbiamo incontrato, piuttosto purtroppo questo patto non è stato rispettato. È chiaro che in questo assetto societario ben poco può incidere il socio pubblico, quindi come Consiglio regionale avevamo dato delle chiare indicazioni, in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori.
È evidente che su questo si sta cercando di effettuare il massimo monitoraggio ed è stato fatto il massimo sforzo. Noi diciamo però che la scelta fatta a monte nel 2014 di ridimensionare la partecipazione pubblica oggi ci mette nella condizione di essere in mano fortemente, diciamo, al soggetto privato, il quale, non dimentichiamoci, ha degli impegni precisi sul fronte investimenti. La nascita del sistema aeroportuale integrato, quindi con Toscana Aeroporti, che vede insieme Pisa e Firenze nell'ambito di un complesso sviluppo che non solo prevede interventi sulla pista di Peretola, ma anche interventi che già all'epoca erano previsti sullo scalo di Pisa, questo credo che oggi, ecco, debba essere la mission principale del socio pubblico, quindi spendersi in modo particolare sugli investimenti, oltre che, come dire, cercare di dire la propria dentro un CDA nel quale però naturalmente il nostro ruolo rimane molto marginale. Ed è tutto, si conclude anche questa puntata di Cronache e Commenti, grazie per la cortese attenzione, prossimo appuntamento tra una settimana.